vedete, solo con il modo uso sono già saltate un paio di tacche percentuali, insomma eravamo a 68, adesso siamo già a 66. Capite che non ci ho fatto niente, ho aperto la fotocamera, vi ho fatto vedere un paio di cose, però la batteria si consuma con veramente buona facilità. Per quanto riguarda la sincronizzazione, ovviamente Android, quindi vi sincronizzate tutto con il vostro account Gmail, positivo o negativo che sia questo aspetto, poi ognuno gestisce la propria privacy come meglio crede, può anche pubblicare tutta la sua vita in diretta su Facebook se ciò gli porta gioia. È ovvio che questo possa essere un punto a favore o un punto a sfavore, ognuno su questo punto poi giudica in base ai propri gusti. Per quanto riguarda le gesture, insomma, sono quelle classiche di Android, come vedete, non so, io noto una, non proprio una totale fluidità, insomma, io noto che ogni tanto il telefono mantiene, insomma, una certa legnosità. Io sto cercando appunto di dimostrarlo. Magari nel cambio di una pagina e l'altra capita un leggero impunto, vedete, cioè bisogna utilizzare un attimino un po' di verve nel calcare la mano quando si passa da una home all'altra. Per quanto riguarda altri aspetti, beh, i tasti, il fatto di avere i tasti posizionati sulla parte sottostante il display e non sempre illuminati porta al fatto di dover, in alcune occasioni, doverli premere, per esempio, per capire quando si è completamente al buio. È ovvio che il telefono si può suddividere mentalmente in quattro zone e andare all'incirca in quella zona lì alla ricerca del tasto, tuttavia avere un'illuminazione comunque costante o in taluni casi anche maggiormente evidente, poiché al buio in effetti alcune volte anche quando sono illuminati sfuggono alla vista, soprattutto perché il display comunque per essere visibile va portato a una buona percentuale di luminosità, pertanto poi al buio si forma un buon contrasto, insomma. Avrei preferito la presenza di quattro tasti fisici, in quanto il tasto fisico anche al buio, una volta che si preme il click lo senti e comunque sei soddisfatto. Per quanto riguarda il display, a parte il fatto appunto che ogni tanto non percepisce correttamente gli ordini che gli vengono impartiti, come vedete la qualità è discreta, insomma, per quanto riguarda il display è visibile. Come detto, la luminosità è buona, è uno dei fatti positivi che bisogna attribuire a questo telefono. Il telefono nello specifico ha installato ben poca roba in questo caso, proprio per mantenerlo leggero. Abbiamo installato Nsense, abbiamo installato Sidekick, abbiamo installato K9, gestore di posta. Abbiamo poi posizionato alcuni widget, abbiamo inserito il market, le news, questi caroselli che sono tipici poi di Acer Liquid, su Android di larghissima diffusione non li ho trovati. Questi widget occupano tutte queste due colonne, in pratica non si possono posizionare altri widget, per esempio se io tento di spostare MSN Droid qui sopra non me lo fa lasciare, perché sono appunto widget a tutta altezza. Il fatto poi di poter attivare o disattivare il wireless attraverso l'utilizzo dei widget appositi semplifica di molto le cose. Questa versione con Android 2.1 sicuramente ne guadagna, e questo è un fatto rispetto alla versione con 1.6, non fosse per il fatto che molti poi programmi sono maggiormente compatibili dalla versione 2.0 in poi. Sarà per il fatto che l'Android 2.1 comunque è un pochino più raffinato rispetto all'1.6, ha guadagnato qualcosa dal punto di vista dell'utilizzabilità multimediale. Per carità, gli MP3 li legge anche l'1.6, insomma, alla fin fine molti utenti ci chiedono spesso se gli MP3 vengono sentiti. Nelle nostre video recensioni o comunque nei nostri approfondimenti gli MP3 è raro che comunque vengano presi in considerazione, perché, come diciamo sempre, anche le lavatrici tra un po' leggeranno gli MP3, quindi è inutile fare un commento su come legge gli MP3, li legge discretamente bene, non ci sono né particolari note di merito né particolari note di merito. Certo, rispetto a un telefono nato per la multimedialità, come potrebbe essere un Omni HD o un iPhone o un iPod, che magari non è proprio un telefono, ma insomma è un gadget specificatamente studiato per gli MP3, certo, la differenza si può percepire.
Tuttavia l'MP3 per sua natura è già un formato compresso. Questo telefono, come ogni telefono, viene normalmente utilizzato anche per strada, quindi capite bene che giudicare la qualità di un MP3 sentito in cuffia è quantomeno, insomma, difficile poi anche potervi esprimere la maggiore o minore qualità. Per noi è sufficiente. In ogni caso, gli MP3, state tranquilli chi li legge, state tranquilli che va su internet, in sostanza Android ha di buono il fatto che vive perennemente connesso a internet, la stessa navigazione delle pagine web non presenta particolari problemi. In ogni caso, poi ci sono anche, volendo, browser alternativi a quello di default, ma già quello di default è discretamente valido. A differenza, per esempio, di quello di default di Symbian, che sui modelli finora provati da me personalmente, non è il massimo, sicuramente per quanto riguarda la navigazione internet è meglio Android. Che altro aggiungere? Il telefono raggiunge la sufficienza, il fatto, ecco, di non riuscire a farvi capire quanto per esempio si scalda, questa rappresenta un attimo una difficoltà, perché non riusciamo a, insomma, dimostrare questo piccolo aspetto. In ogni caso il telefono scaldicchia. Il display stesso scaldicchia. Il telefono come costruzione non è il massimo, l'avete sentito più che altro. L'apertura del vano posteriore è un po' difficoltosa in quanto è scivoloso, quindi tocca per forza fare leva su questa fessura e poi aprire. Quindi in pratica bisogna operare un po' di violenza. Come vedete, sarà il modello in questione che poi pone particolari difficoltà, però insomma, mi sembra evidente che dal punto di vista qualitativo è stato uno dei primi esperimenti di Android di Acer. Al momento c'è lo Stream che porta poi l'Android su un piano diverso, sarà nostra premura provarlo. E in ogni caso, insomma, questo Acer Liquid è sicuramente un ottimo Android come rapporto qualità-prezzo, bisogna ammetterlo. Io l'ho preso perché costava molto poco rispetto a tutti gli altri Android, uno se lo può portare a casa tranquillamente con 300 euro, al momento si può portare a casa anche con poco più di 200 euro, si trovano ottime offerte in giro. A negozio a quel tempo costava 3,49, pertanto era un ottimo compromesso. Esisteva poi in taglio fino a 16 giga come memoria associata, quindi era un ottimo affare, bisogna dirlo. E soprattutto perché poi veniva comunque garantita la classica garanzia di 2 anni. E adesso ci sono sicuramente Android di maggiore bontà come rapporto qualità-prezzo. Uno tra tutti potrebbe essere il Samsung Galaxy S. Sicuramente sarà nostra premura procurarci un esemplare. Per il momento, che dire, come chiudere questa video recensione? Sicuramente un Android da avere per chi non ha mai avuto Android, per chi non è sicuro di essere poi uno dei fanboy che supportano Android e supportano questa piattaforma. Se si vuole provare senza spendere in sostanza una quantità eccessiva di denaro, come Android va molto molto bene. Io lo consiglio, l'ho sempre consigliato, perché al momento il prezzo è molto contenuto e la bontà hardware è buona. Il processore, parliamo comunque di uno Snapdragon, il display è buono, è visibile, parliamo comunque di un Android di fascia medio-alta come specifiche, di fascia media come prezzo, quindi insomma, io lo consiglio, sicuramente visto in quest'ottica, formobiles.info lo promuove. A presto con altre video recensioni, un saluto da Giuseppe Ragozzino.